Se mi vedi ad una festa dimmi bella, dillo. Se hai bisogno di un sorriso allora guarda, dillo. Da Milano a Pavia, da Torino a Piacenza, da Lodi a Novara, da Imperia a Spezia. Se mi vedi ad una festa dimmi bella, dillo. Se hai bisogno di un sorriso allora guarda, dillo. Un amico è sempre gratis, ne abbiamo quanti vuoi. Qui l'invito è aperto a tutti, dai diventa uno di noi. Carissimi, ben ritrovati a Dillo in Cucina. Pronti per un'altra ricetta sfiziosa? Oggi ci aspetta Marinella. Benvenuti. Chi è? Marinella, siamo noi! Sì, siamo! Già sentiti, andiamo! Ed eccoci giunti a casa di Marinella. Ciao cara. Ciao Gioia, ciao ciao. Ciao. Allora, senti un po', due parole intanto, sì, per conoscerci. Sì. Tu di dove sei, che fai nella vita? Io sono nato qui a Parona, faccio la commerciante, niente di più, faccio la commerciante, vendo la frutta. La frutta. La frutta. E adesso ecco spiegato perché la bella preparazione. Sono una buona commerciante, lavoro con la qualità. Brava. Hai capito? Che è importante. Che oggi come oggi purtroppo non guardano la qualità, ma bisogna guardare la qualità. Per stare bene bisogna mangiare anche bene. Brava. Giusto? Sono completamente d'accordo con te. E a questo proposito siamo qui appunto per mangiare bene, soprattutto io che sono venuto a trovarti. Giusto. Allora, senti un po', che cosa ci prepari? Vi propongo delle scaloppine di pollo allo zenzero. Scaloppine di pollo allo zenzero. Allo zenzero. Molto bene, ricettina veloce, rapida, sì, sì, da portare a casa. Da portare a casa. E che soddisfa tutta la famiglia. Io direi di cominciare. Certo. Boh. Cominciamo. E allora, ingredienti. Dosi per 4 persone, 4 petti di pollo, una radice di zenzero, un limone non trattato, 2 cucchiai di farina, un pizzico di sale, olio e burro. Il tutto da accompagnarsi con una bella insalata fresca di pomodoro e basilico, ma poi ci arriviamo. Allora, senti un po', partiamo dal procedimento. Sì. Come si comincia? Si comincia il petto di pollo, si infarina. Voilà. Leggermente, poco, eh? Non va infarinato, diciamo come spolverato, ecco, di farina. Una spolveratina. Una spolveratina di farina. Così, hai visto? Così. E si mette nella pentola che abbiamo fatto sciogliere l'olio e il burro. Quindi tu adesso prima li infarini tutti, sì, e poi li vai a mettere nella, sì, pentola dove, sì, hai fatto sciogliere un po', sì, d'olio e burro. Sì. Sono buonissime, buonissime. Sono delle, si possono mangiare anche fredde. Ecco così. Così. E le mettiamo sul fuoco. E le rimettiamo sul fuoco. Fuoco alto o fuoco basso? Fuoco medio. Medio. D'altronde, in medio stat virtus. Ci si mette un pizzico di sale. E si girano, delicatamente si girano. Poi tra l'altro il pollo è una delle carni sempre più consigliate. Magro anche, eh? Giusto? È bello magro. E io che sono sempre a dieta ne mangio un sacco di pollo. Anch'io sono in dieta, mangio tanta verdura anch'io. Che vitaccia la nostra. Però la salute, eh? Sai che l'alimentazione è importantissima, bisogna guardare anche quello che si mangia, vero? Certo. Perché altrimenti le malattie poi vengono, no? No, ma anche i chili, si fa presto a prenderli, però poi è... A smaltirli? Disastro. Se basta la fuoco. Mi passi il limone che è il momento di spremere e metterlo dentro. Questo dicevi, limone non trattato. Non trattato, ci vuole il naturale, della costiera amalfitana. Niente meno. Sì. Thank you.
dobbiamo mettere il succo del limone sulle scaloppine. Giusto? Giusto. Sempre con col fuoco basso, eh? Se no sono abusatrice. Vedi che un attimo è cotto. Ah sì, poi il pollo si fa anche in fretta. È il momento dello zenzero. Senti, insegnami un po', perché io dello zenzero in realtà ne so poco. Lo uso poco in cucina. Lo zenzero è un digestivo. È un digestivo. È un tubero. È una radice, diciamo. Una radice. Ecco, è un digestivo. Si fanno anche i biscotti, si fanno anche nella camomilla, si mette. Lo zenzero si usa in tanti modi. Si va a togliere la pelle. Capito, lo pelo. Senti che profumo che ha. Quanto ne usi per tipo una, adesso una quelli come questa? Adesso ce ne metto fino a qui un pezzetto di questo, non tanto, se no troppo viene troppo forte, capito? E allora ce ne metto. È un sapore intenso, eh? Eh sì, forte, digestivo e fa molto bene le coronarie. Ah, davvero? Ma scherzi, un tocco sano lo zenzero. A questo punto come lo mettiamo? Grattugiato. Grattugiato. Sì. Ha un po' del limone anche come, come retrogusto. È piccantino, ha un gusto diverso per il limone. E lo fai sciogliere praticamente. Lo faccio sciogliere insieme a un momentino, faccio ristringere il sughetto e le scaloppine sono pronte. La farina mi fa fare la puccettina. Infatti, quella è importante, capito? Lì te lo volevo dire. Ecco, vedi che fa la farina, e le scaloppine sono pronte. Che il pollo fa presto a cuocere. Certo. Però il sughettino è importante. Si fa il sughetto, lo vedi? Perché sennò come la fai la scarpetta? Questa è la domanda. Scarpetta. Tutti la fanno la scarpetta. E per forza. Piace proprio. E per forza. Scarpetta uguale amore. C'è poco da fare. E mio marito gli piace proprio. Lo so. E le scaloppine sono pronte. Impiattiamo. Perfetto. Impiattiamo, ma prima rivediamo gli ingredienti. Dosi per 4 persone, 4 petti di pollo, una radice di zenzero, un limone non trattato, 2 cucchiai di farina, un pizzico di sale, olio e burro. Molto buono, soprattutto perché poi lo zenzero gli conferisce quel sapore deciso e anche il limone rende il tutto un po' acidulo, delicato. Ma veramente molto delicato. Brava Marinella, complimenti. E naturalmente
Se volete replicare la nostra ricetta, lo potete fare naturalmente seguendo tutte le nostre puntate anche sul nostro canale On Demand YouTube. Quindi mi raccomando, seguite tutte le nostre ricettine. Grazie mille, cara. Però io ti pongo un bicchiere. Grazie. E ti ringrazio, perché questo è un limoncello che fai tu in casa. Sì. Hai capito? Anche la mia nonna aveva questo bel vizio di fare il limoncello in casa. Bene, grazie mille. Noi brindiamo naturalmente alla vostra e alla prossima ricetta di Dillo in cucina. Ciao cari, buon appetito. Se mi vedi ad una festa dimmi bella dillo, se hai bisogno di un sorriso allora guarda dillo, da Milano a Pavia, da Torino a Piacenza, da Lodi a Novara, da Imperia a Semi. Se mi vedi ad una festa dimmi bella dillo, se hai bisogno di un sorriso allora guarda dillo, un amico è sempre gratis, ne abbiamo quanti vuoi, qui l'invito è aperto a tutti, dai diventa uno di noi.